Nel XVII secolo si scatenò spietata e violenta la lotta contro quegli esseri mostruosi assetati di sangue che le cronache del tempo chiamavano vampiri. I fratelli trovarono la forza di accusare i fratelli e i padri i figli perché la terra fosse purificata da quell'orrenda razza di feroci assassini. Ma prima di metterli a morte, la giustizia umana, anticipando il verdetto divino, bollò per sempre le carni maledette di quei mostri col segno rovente di Satana. Asa, della stirpe dei principi Vaida, questo sacro collegio degli alti primati di Moldavia ti ha dichiarato colpevole. Io, secondogenito dei principi Vaida, come grande inquisitore ti condanno e come fratello ti ripudio. Di molte colpe ti sei macchiata per soddisfare il tuo satanico amore con il servo del demonio, Igor Yavutich. Possa il Dio aver pietà della tua anima in quest'ora suprema. Copritele il volto con la maschera del demonio. Inchiodatela! E il fuoco purificatore la riduca in cenere, sì che il vento possa cancellarne ogni traccia. Sono io che ti rinnego e sono io a maledirti nel nome del demonio. Su, avanti, fammi pure inchiodare alla bara. Non sfuggirai ai miei artigli né a quelli di Satana. Gli elementi scatenati delle tenebre sono in agguato, pronti a colpire. Attento, Griepi! Attento, la mia vendetta ricadrà su di te e sulla tua stirpe. Sì, perché sarà nel sangue dei tuoi figli e dei figli dei tuoi figli che io vivrò la mia vita immortale. E saranno essi a ridarmi la vita che tu ora vuoi togliermi! Io tornerò a tormentarti!